Bene, continuiamo il nostro discorso sulle agate bandate. Nel primo capitolo abbiamo visto la struttura interna delle bande, che non sono tutte uguali, abbiamo visto le facies che sono presenti all'interno di un nodulo, abbiamo visto la differenza fra le bande concentriche e le bande orizzontali, e che le bande orizzontali sono il risultato di una diluzione della soluzione all'interno del nodulo. Entriamo nel dettaglio della geometria delle bande. Ecco. Se analizziamo dei noduli di agate bandate, vediamo che non sempre le bande sono completamente concentriche e ci sono delle interruzioni. Queste interruzioni prendono il nome di canale connettivo se sono piccole con forma effettivamente di canale. Nel caso di interruzioni più grandi non c'è un termine in letteratura e io uso il termine di interruzione. Quindi abbiamo due concetti diversi, anche se entrambe sono interruzione della banda. Quindi qui vediamo per esempio delle bande continue che si interrompono qui dove c'è una struttura più o meno a forma di canale, poi ricominciano le bande, qui c'è un'interruzione grossa che chiameremo interruzione di banda con questa forcella, poi ricominciano le bande, c'è un'altra interruzione grossa con un'altra forcella. Qui c'è un'interruzione piccola, qui un piccolo canale, poi continuano le bande, qui diventano orizzontali e qui c'è un'altra interruzione grossa. Quindi in questo nodulo abbiamo tre interruzioni e due canali. Il caso in cui le bande siano complete è quasi raro. In questo caso vediamo che queste strutture rappresentano abbastanza verosimilmente delle concrezioni di Calcedonio. Vediamo delle concrezioni classiche che abbiamo visto nel capitolo del Calcedonio, che sono formate da delle fiorescenze, delle cose di Calcedonio che stanno appiccicate a un lato della cavità, che prendono vari nomi di fiori, rose, eccetera, e spesso sono terminate da una patina di cristallini di quarzo, come è esattamente il caso di queste strutture all'interno dell'agata. Quindi diciamo che si formano alcune concrezioni lasciando aperte delle cavità, delle interruzioni, per mezzo delle quali il drenaggio dell'acqua è più facile. Se pensiamo a una banda continua per cui l'acqua è isolata e per entrare deve passare attraverso il calcedonio, quindi attraverso l'acqua molecolare del calcedonio, l'infiltrazione è lentissima. Molto più rapida sarà questa infiltrazione se abbiamo un canale, evidentemente rapidissima se abbiamo un'apertura grande dove l'acqua può entrare quasi a fiotti. Ecco, quindi se questa struttura crea un drenaggio più rapido dell'acqua, una volta che questo drenaggio è lasciato aperto, in questo punto il calcedonio non si deposita, cioè ogni volta che passa dell'acqua qua, anche se i flussi non sono molto energetici, perché stiamo parlando di riempimento di una cavità piccola, soprattutto nelle fasi finali dell'arriempimento del nodo, quindi non c'è un'energia di flusso, però effettivamente se entra dell'acqua diluisce e non permette la deposizione di calcedonio a chiudere questo buco. Quindi il calcedonio si depone lontano dalle aperture e queste aperture, se nascono, se si formano all'inizio, molto probabilmente restano aperte per un certo tempo. Ecco, vediamo che se analizziamo, abbiamo analizzato una grande quantità di noduli dove ci fossero presenti le bande orizzontali. Ecco, abbiamo scoperto che c'è sempre un'associazione fra bande orizzontali e interruzione delle bande. Per di più, l'interruzione delle bande si trova dal lato del nodulo dove troviamo le bande orizzontali. Qui abbiamo un'apertura e le bande stanno da questo lato. Questo è il nodulo che avevamo studiato prima, che forma le bande orizzontali solo sulla parte destra, mentre sulla parte sinistra sono ancora concentriche appiccicate sulle pareti della cavità. Bene, se andiamo a vedere, qua c'è un'interruzione delle bande che è segnalata da questa forcella, quindi l'acqua entra da questo lato, diluisce questa porzione della cavità senza riuscire a diluire tutto, perché evidentemente l'apporto idrico in questo caso è minimo, però
però è sufficiente per creare un laghetto di bande orizzontali solo dalla parte destra. Quindi l'associazione fra interruzione delle bande e bande orizzontali, oltre a essere facilmente verificabile, mi giustifica il fatto che abbiamo ipotizzato prima, per cui le bande sono il risultato dello sgocciolamento, le bande orizzontali sono il risultato dello sgocciolamento delle bande concentriche. Appunto, essendo associate all'interruzione delle bande e evidentemente essendo l'interruzione delle bande una porta d'ingresso di soluzioni diluite, quindi di acqua fresca, avremo questa associazione costante. Bene, vediamo qui per esempio che una larga interruzione delle bande può coesistere con un canale. In realtà questo canale era un'interruzione delle bande di questa larghezza che piano piano è andato stringendosi fino a diventare un canale. Il canale è sopravvissuto per un certo tempo e poi si è chiuso. Allora, fra un'apertura delle bande e un canale, evidentemente avremo che l'interruzione delle bande offre un drenaggio molto più efficiente e quindi il canale diventa inutile e si chiude quando questa apertura resta aperta e provoca la formazione di queste bande orizzontali fino alla fine del riempimento della cavità. Quindi è molto più facile chiudere un canale che chiudere un'interruzione delle bande. Ecco, diciamo che quando l'interruzione non serve più, il canale si chiude. In questo caso abbiamo l'interruzione delle bande verso destra che mi provoca la diluizione delle bande concentriche finché il drenaggio non è più sufficiente e cominciano a formarsi delle bande concentriche. Ecco, i canali collettivi, non c'è un limite fra il canale e l'introduzione delle bande, sono una struttura costruttiva. È stato ipotizzato che sia una struttura deformativa perché in certi casi formano delle specie di convoluzioni, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Se immaginiamo che questa è una piccola introduzione delle bande o un grande canale, qui siamo già un po' al limite, qui vediamo che il drenaggio è molto efficiente, infatti alla fine cristallizza quarzo. Se la struttura è un po' più stretta, ha già più forma di canale, in questo caso però va stringendosi e il canale si stringe un po' fino a che non serve più, perché siamo arrivati alla fine. In questo caso, in cui il canale è molto piccolo, a questo punto la struttura è molto più strutturata. Cioè, questo è effettivamente un tubino. Le bande hanno una piega verso dove entra l'acqua, cioè verso l'esterno, cioè hanno questa piega qua, quindi il bordo del canale si comporta come un ripple, cioè diciamo le bande di calcedonio cominciano a formarsi subito sottocorrente, perché dove passa l'acqua porta via il calcedonio, quindi questa superficie è una superficie erosiva. Diciamo che è erosiva fino a qui, poi si è cominciato a stringere, quindi il canale resta aperto per il passaggio di acqua, non per erosione fisica, ma per erosione chimica, perché quest'acqua è più diluita, venendo da fuori, dell'acqua che sta dentro, che è una soluzione colloidale. Più è piccolo il canale, meglio è strutturato, perché il passaggio è più lento. Se il passaggio invece è più grande, entra più acqua e sarà un canale più rozzo, più banale, no? Quindi nei canali sottili vediamo che entra poca acqua e continuano a formarsi bande fino alla fine. Nei canali grandi è molto probabile che l'accesso di acqua provochi una diluzione e si forma del quarzo al centro. Nelle aghe in vene i canali non esistono, cioè il canale esiste solo perché i noduli sono una struttura chiusa, cioè con difficoltà di accesso dell'acqua, perché l'acqua può entrare solo per infiltrazione, per la porosità sia della roccia che del calcedonio, delle prime bande di calcedonio. Se l'agata si forma in una vena che è aperta, che lascia circolare le acque, non c'è nessun bisogno di un canale. Quindi
Questo è un'evidenza che il canale è una struttura costruttiva, cioè si forma dove c'è continuo accesso d'acqua. Se uno ipotizza delle deformazioni, si creano delle situazioni complicatissime. Sappiamo che le bande non si possono deformare perché hanno una porzione rigida del calcio fibroso, del quarzo, e quindi non c'è nessuna ragione che mi possa giustificare delle pieghe nelle bande, soprattutto se queste pieghe sono rivolte verso l'esterno, e quindi dovremmo ipotizzare una sovrappressione interna che mi spinga qualcosa verso fuori, insomma, non sta in piedi. Ecco, allora vediamo il canale connettivo. Da cosa dipende questo canale? Abbiamo usato il termine connettivo, che è la maniera migliore perché non è né un canale d'entrata né un canale di uscita, è un canale che mette in comunicazione l'interno e l'esterno, cioè è un canale che mi rende meno chiuso il sistema, e quindi da cosa dipende? Dipende da dove viene l'acqua. In questo caso vediamo chiaramente che il canale, cioè l'apertura delle bande, l'interruzione delle bande, scusate, è associato ad una frattura della roccia. La frattura drena l'acqua che trasporta la silice, e quest'acqua arriva più rapidamente alla cavità passando per la frattura che passando per la porosità della roccia, e quindi provoca una diluzione. La diluzione mi provoca che le bande che si vanno accumulando, il calcedonio che si sta concentrando in questa cavità, venga diluito e mi venga depositato in bande piano parallele. Ma succede che a un certo punto, quando queste bande arrivano più o meno all'altezza dell'entrata della frattura, cioè dell'introduzione delle bande, questo canale comincia a non servire più. Allora questa introduzione si chiude e l'agata ricomincerà a fare delle bande concentriche fino a venire completamente chiusa. Quindi, quando il drenaggio per il canale non è sufficiente a diluire abbastanza, l'acqua ricomincia a entrare per la porosità delle bande. Ecco, questo è un caso tipico in cui la frattura che mette in comunicazione la cavità è più o meno a metà, diciamo è laterale, può essere proprio in alto, proprio in basso. Questo è un caso molto frequente e mi produce delle agate che sono strutturate la metà inferiore con lamine piano parallele orizzontali e la metà superiore con bande concentriche. Questo, vediamo, è un tipo di agata molto comune. Le bande orizzontali stanno sotto, in genere sono più bianche, hanno maggiore cristallinità perché abbiamo visto che sono in parte ricristallizzate perché precipitano da una soluzione più diluita. La parte superiore è un'agata normale, senza drenaggio facile dovuto a un'interruzione delle bande, e quindi a bande concentriche. Vediamo che in tutti i casi le bande concentriche stanno sopra. Questa è la ragione per cui la facies 2B, cioè quella delle bande orizzontali, sta sotto la 2C, che è quella delle bande concentriche, anche se in teoria si forma dopo, perché è il risultato della diluizione delle bande 2C. In realtà, in questo tipo di noduli, le 2B si formano effettivamente prima, perché quando finisce la formazione delle bande orizzontali comincia quella delle bande concentriche. Quindi, diciamo, abbiamo bande concentriche all'inizio, di cui resta raramente la traccia, bande orizzontali e poi di nuovo bande concentriche. Questi due tipi di agate in realtà sono due tagli perpendicolari della stessa situazione. Questa è tagliata perpendicolare così, abbiamo le bande orizzontali qua sotto e abbiamo la parte concentrica qua sopra con l'apertura delle bande nella direzione della perpendicolare, quindi può essere diciamo dietro o sopra questo piano. Quindi l'apertura delle bande è quella che diciamo in qualche maniera è responsabile di questo avvallamento, perché qui è dove finisce la facies 2B e comincia la facies 2C. In questo caso l'avvallamento non è evidente, però abbiamo sempre
senza dubbio abbiamo un'apertura, un'interruzione delle bande più o meno a questa altezza, che mi provoca che l'agata sia divisa in due parti, metà piano parallelo orizzontale e metà concentrica. Il caso di un nodulo tutto a bande orizzontali è rarissimo e si forma solo in un caso specifico in cui la frattura è verticalmente posta nel punto più alto della cavità. Quindi il drenaggio facile dovuto alla frattura continua fino alla fine. Se la frattura è, come in questo caso, laterale, avremo sempre alla fine un'ultima porzione di bande concentriche. Ecco, i canali connettivi abbiamo visto che aiutano il drenaggio, ma non sono essenziali. Ci sono giacimenti dove i canali non si formano e in altri giacimenti se ne formano fin troppi. Per esempio, nelle agate nodulari che si formano in rocce sedimentarie, come per esempio la Dryad, che è un'agata che ho usato molto come paradigma di agate sedimentarie, non esistono i canali. Mai ho osservato una Dryad con un canale o con un'interruzione delle bande. Le bande sono molto continue. Evidentemente la porosità di una roccia sedimentaria è molto maggiore, perché è una roccia clastica, che una roccia vulcanica che, essendo vetrosa, ha delle zone è impermeabile, diciamo, all'acqua, e quindi il passaggio dell'acqua per la porosità della roccia è molto lenta. Quindi, nel caso di una roccia basaltica, la presenza di una frattura è molto importante, perché mi cambia in maniera drastica la velocità di ingresso dell'acqua. In una roccia sedimentaria, dove l'assorbimento dell'acqua è comunque rapido, la presenza di una frattura mi cambia veramente di poco l'afflusso di acqua verso l'interno della cavità, e quindi non c'è ragione che giustifica la formazione di canali. Al contrario, ci sono alcuni depositi in cui i canali sono fin troppi. Abbiamo visto che in un certo senso i canali sono dovuti anche alla formazione botroidale del primo strato di calcedonio, per cui fra le strutture botroidi restano residui delle fessurine dove può restare una cavità e quindi rientrare l'acqua e formarsi un canale. In questo campione, per esempio, abbiamo contato più di 50 canali. Siccome sono quelli presenti solo sulla faccia della sezione, ho stimato che in questo piccolo nodulo di meno di 5 cm di diametro ci siano oltre 500 canali. Un numero sicuramente assurdamente grande per pensare che questi canali abbiano una utilità fisica nel drenaggio di acqua. Questo è un altro campione della Turchia. Anche in questo caso vediamo un'infinità di piccoli canali e interruzioni delle bande, per le quali non trovo una giustificazione fisica del drenaggio. Quindi diciamo che i canali servono, se ci sono, possono essere utilizzati come via di entrata e uscita di liquidi, ma non sono essenziali alla formazione di un'agata. Ecco, cosa succede se il canale comincia a chiudersi? Beh, una struttura curiosa che si forma sempre, quando si ha un canale, a un certo punto il canale comincia a stringere, vediamo questo canale aperto, così comincia a stringersi, si chiude, a questo punto si chiude, e vediamo che c'è un forte cambio nella cristallizzazione dell'agata. Aumenta la cristallinità, aumenta la porzione bianca e evidentemente l'entrata di acqua è più lenta. In questa porzione, che è rimasta isolata da questa, si può formare un'agata a sé stante. Vediamo in questo campione, l'interruzione era questa, quindi questa interruzione andava stringendosi, finché a un certo punto qui si è formato il canale che ha dato entrata alle ultime fasi. La parte finale dell'agata è più bianca, però nello strozzamento del canale, dell'apertura, si forma un'agata secondaria. Anche qui vediamo delle piccole agate bandate, strutture bandate concentriche, che si formano nella strozzatura, che
che si è formata mano a mano che il canale si andava chiudendo. Ecco, un'altra struttura molto importante nell'analisi geometrica delle bande è la presenza di domini di cristallizzazione e disgiunti fra domini di cristallizzazione. Abbiamo visto che il calcedonio globulare è plastico, si adatta perfettamente a qualunque morfologia preesistente ed ha delle linee, delle bande con un andamento curvilineo. Al contrario, il calcedonio fibroso è solido e non sopporta pieghe troppo strette. Quindi, nel caso di una piega troppo stretta, come questa, per esempio, la piega di questa roccia qui, che è a 90 gradi, il calcedonio globulare trasparente qui è continuo, però quando comincia la parte più chiara, ricca di calcedonio fibroso, vediamo che le bande si spezzano. Questa spezzatura può venire visualizzata come un adattamento del parallelismo fra le fibre, che non riescono a diciamo, piegarsi sufficientemente come per seguire la curvatura della roccia e devono riassestarsi con un angolo diverso. Questo giunto che si forma è un angolo fra due orientamenti dei cristalli e continua fino al centro della cavità. Quindi vediamo che queste bande risultano spezzate in corrispondenza di questo giunto. Un altro giunto si forma qui. Quindi i giunti possono iniziare e sparire a seconda della cristallinità dell'agata. Se guardiamo questo nodulo, direi che c'è poco calcedonio fibroso nella parte basale, finché il giunto comincia chiaramente in questa parte più chiara, all'interno continua fino al centro. Tutta questa porzione centrale è spezzata da numerosi giunti che nella porzione esterna non ci sono. Quindi a questo punto, nel riempimento della cavità c'è stato un cambio e si sono cominciati a formare questi giunti. Ecco, i domini di cristallizzazione mi cambiano notevolmente la forma, l'aspetto dell'agata. Quindi possiamo avere due casi estremi: se la componente di calcedonio fibroso è alta, come è il caso delle Laguna, per esempio, le bande avranno sempre una curvatura spezzata con molti domini di cristallizzazione e molti giunti di cristallizzazione. Quindi il risultato sarà un'agata fortificata. Invece, al contrario, una Black River, per esempio, che è un'agata dell'Argentina, può risultare con delle bande con delle curvature continue, senza nessuna spezzatura, forse ce n'è un frammentino qua perché c'è una zona più bianca, più ricca di fibre, però non continua, sicuramente non continua all'interno e forse qualcosa qua. Però diciamo che la maggior parte delle curve, delle bande sono a curvatura continua. Quindi questa agata ha chiaramente una componente in calcedonio fibroso molto più bassa, quindi c'è molto più calcedonio globulare, S1, qui c'è più S2, S1, S2. Le bande hanno curvatura omogenea senza domini di cristallizzazione. Vediamo che l'aspetto finale è nettamente diverso. Ecco, adesso cambiamo un attimo d'argomento, parliamo del colore. Abbiamo visto che il colore si manifesta come strutture puntiformi, che ho chiamato centri di colore, che diciamo, stanno in sospensione nel calcedonio globulare. Il calcedonio fibroso quasi non possiede colore. Tutti i colori che può manifestare un'agata sono dati da pochissimi centri di colore di pochi colori basici. Qui vediamo il giallo e il rosso. Di nuovo il giallo, se mischio il giallo e il rosso faccio l'arancione. L'effetto è come quello della televisione. La maggior parte delle impurità che stavano a contatto della cavità si è consumata nella formazione dei muschi all'inizio della formazione del nodulo di agata. Quindi quello che resta è poca cosa, tra l'altro siamo in un sistema chiuso, quindi l'agata è isolata dalla roccia madre.
il materiale metallico, cioè gli ioni cromoferi metallici che sono responsabili di questi puntini, sono una quantità minuscola di pigmento e sono in realtà sufficienti per dare colore a tutta l'agata. Perché se guardiamo bene, questa banda gialla in realtà non è gialla nella sua massa, ma è bianca o trasparente, con una percentuale piccolissima di puntini gialli. Questo per esempio è un cabochon di Agata Laguna, vediamo un'infinità di sfumature di colori. Se andiamo a vedere in dettaglio, vediamo che c'è un'alternanza di bande trasparenti e bande bianche, e i puntini, che stanno prevalentemente nelle bande trasparenti, a concentrazione maggiore abbiamo dei rossi più intensi, a concentrazioni minori avremo degli arancio, dei rosa, tutta una serie di sfumature, ma tutti questi colori sono dati da un solo pigmento, quello rosso. È proprio l'effetto della televisione. Con i colori basici si fanno tutti gli altri colori. Ecco, qui ancora vediamo una figura che avevamo già visto e vediamo che i puntini sono concentrati nella faccia SS1, che è quella del calcinone globulare. La faccia fibrosa in genere non è colorata, può prendere una leggera colorazione ferrosa, ma in genere non è colorata. Il quarzo è trasparente e quindi vediamo che la colorazione è concentrata in queste bande di calcinone globulare, queste, queste, queste. Ecco, quindi possiamo classificare i colori secondo se procedono, diciamo, se si formano nel momento della formazione del calcidone, o quindi li chiamiamo primari, o se è una colorazione secondaria che dipende dal fatto che l'agata si trova a contatto con delle soluzioni ricche di pigmenti dopo la sua solidificazione. Allora, i colori primari si concentrano verso il centro della cavità. Gli elementi cromofori sono incompatibili col calcedonio, restano, diciamo, segregati all'interno della cavità, però come abbiamo visto, allo stesso modo che la silice viene ad accumularsi all'interno della cavità, e anche gli ioni cromofori, il ferro e altri elementi di grandi dimensioni non riescono a scappare, quindi vengono espulsi dalle prime bande di calcedonio finché a un certo punto non possono più scappare e restano bloccati nelle bande più interne. Quindi avremo che i colori sono sempre più scuri, più intensi, più ci avviciniamo al centro della cavità. I colori secondari, al contrario, si formano a partire dal bordo. Quindi abbiamo un'agata che in origine era tutta bianca, infatti sappiamo che le rocce sedimentari, questa è una dryad, le rocce sedimentarie hanno pochissimi elementi cromofori, non hanno molta alterazione come possono avere i basalti, quindi non ci sono peliti e minerali argillosi che possono creare colorazioni, e infatti sappiamo che non hanno muschi. Per questo motivo la colorazione primaria non esiste, il centro dell'agata è bianco. Però da fuori le soluzioni che provengono da terreni ricchi in ferro possono interferire, creare degli assorbimenti secondari da fuori e creare un arrossamento in genere, però ci sono anche molti altri colori, nella parte esterna. Se sommiamo questi due effetti, cioè colori nella parte centrale e colori sui bordi, possiamo avere il caso più generico, in cui abbiamo un'agata che era bella già, bella colorata già nel momento primario, cioè al momento della formazione, in più ci sono aggiunte delle colorazioni secondarie verso la parte esterna. Quindi avremo una varietà infinita di colori. In questo caso vediamo dei rossi come primari e dei verdi come secondari. Le bande orizzontali, come abbiamo visto, non hanno colori. Ecco, il colore primario, vediamo qui alcuni casi. Queste sono delle lagune, vediamo che la parte esterna è totalmente trasparente. Ma anche se non è trasparente, se comincia già la colorazione, diciamo che comincia con una colorazione poco intensa, mentre i colori più intensi sono concentrati all'interno. Questa è un'agata del Malawi, stesso effetto, è agata di Sumatra, anche qui è bianca fino alle ultime porzioni. Un'altra laguna, anche in questo caso dove
c'è già una colorazione esterna di un certo tipo, però comunque i colori più intensi e più vivaci stanno al centro. Vediamo come può essere il comportamento del colore primario. Vediamo che all'inizio le prime bande sono trasparenti, il ferro è incompatibile e si accumula. Quando non può più accumularsi, comincia a dare colore alle bande e vediamo che all'inizio la colorazione è sul giallo, con tendenza a diventare leggermente più scuro verso l'interno. A un certo punto, in corrispondenza di questa banda che abbiamo qui ingrandito, c'è uno strato di cristallini di ossido di ferro. Sono cristalli molto fini, però è una banda tutta completa in cui diciamo che l'eccesso di ferro ha cristallizzato e si era l'accumulazione, la concentrazione di ferro nella cavità non era più sufficiente per stare in soluzione, ha cristallizzato cristallini di goethite. Ecco, tutto a un tratto l'agata torna bianca. A questo punto resta il manganese. Il manganese è quello che comincia a dare la colorazione a questa porzione della banda e tipicamente il manganese dà delle colorazioni sul violetto, il rosa, lilla. Continua la colorazione verso l'interno finché anche qui il manganese raggiunge delle concentrazioni troppo alte e precipita con una banda negra di xilomelano, qua è di un miscuglio di miliardi di manganese. Quello che succede alla fine è che le bande tornano trasparenti. Non ci sono più elementi cromofori, qui li vediamo blu scuro perché vediamo il riflesso, diciamo, della banda nera, però questo è il colore grigiastro, grigio-biancastro del calcedonio. Quindi vediamo che l'evoluzione dei colori primari è da vedere come un'accumulazione per incompatibilità di elementi all'interno della cavità e un'alternanza di elementi che cominciano a interessare a formare dei punti di colori, quindi a essere cromofori, e fino alla loro completa disapparizione per cristallizzazione o per uso all'interno delle bande. Ecco, vediamo invece i colori secondari. I colori secondari, come vediamo, avevamo visto nella dryad, sono tutti concentrati sulle parti esterne della cavità, come questa Condor dell'Argentina, tutto il rosso esterno, la parte centrale ha pochissimi colori. Questa è un'agata tedesca, anche qui ci sono bellissimi toni di rosa, tutti concentrati nella parte esterna. Un'agata di Kerrouchen, vediamo che il centro è completamente bianco. Lake Superior, un altro deposito quasi completamente di colori secondari. Un altro deposito del Marocco, Auli, Patagonia, eBay, un nuovo giacimento in Cina, dove tutti i colori sono secondari, concentrati nella parte esterna. Ecco, il comportamento del colore secondario avviene per molte vie. L'elemento più tipico delle agate è la cromatografia, cioè un cambio di colore, in genere nella porzione esterna, dovuto al fatto che una porzione dell'agata aveva una porosità diversa, dava un maggiore accesso a certe soluzioni, per cui ha preso un colore diverso. Evidentemente la cromatografia essendo localizzata, non interessa le bande, ma interessa delle zone che intersecano le bande. Quindi, evidentemente, questo è un fenomeno secondario e infatti avviene quando le bande sono già formate. Poi, delle colorazioni secondarie si possono formare nei veli delle fratture, quindi questa è una montana, possono formare dendriti, sempre abbiamo visto che sono secondarie lungo fratture. I veli di diverso colore si possono formare lungo le bande, si possono formare sui giunti fra i domini di cristallizzazione, come abbiamo visto prima, lasciando delle righe di diverso colore. E una cosa molto curiosa è un cerchio centrale che si manifesta in alcune agate che hanno al centro un po' di quarzo. Vediamo questi fenomeni un po' più in dettaglio. Ecco, la cromatografia, abbiamo visto, è questo cambio di colore. È un termine dei collezionisti, perché certe volte questi cambi dei colori sono molto belli. Vediamo, per esempio, in questa laguna una frattura mi delimita due ambienti in cui la colorazione è completamente diversa. Quindi questa è una prova che la colorazione è secondaria, cioè è successiva alla frattura. E anche qui la cromatografia dipende dalla posizione dell'agata
evidentemente da questa parte c'erano delle soluzioni meno ossidanti, quindi c'è una concentrazione di rosso verso destra e dei colori più riducenti verso sinistra. Anche qui abbiamo una cromatografia che viene delimitata da un giunto fra bande, però anche qui in parte il colore mi interseca le bande. Ecco, il cerchio centrale si forma quando al centro della cavità c'è un po' di quarzo. Questo quarzo può essere responsabile di un ristagno di soluzione, perché la porosità del quarzo microcristallino che lascia degli spazi fra i cristalli è leggermente più alta che quella del calcedonio che gli sta intorno. Quindi, dopo che c'è stata una colorazione secondaria, qui può succedere un ristagno di acqua che mi lascia questa macchia centrale, è sempre centrale, sempre in corrispondenza di piccoli cristallini di quarzo. E questo colore, questo cerchio centrale è abbastanza raro, ma molto tipico delle agate bandate. Ecco, ancora abbiamo visto che i giunti fra i domini di cristallizzazione sono responsabili del drenaggio di liquidi e prendono colorazioni diverse. Anche in questo caso meno evidente, però oltre a seguire le bande, questa colorazione rossa secondaria mi segue anche i giunti perpendicolari alle bande. Ecco, poi le fratture. Questo abbiamo visto una montana, ma questa è un'agata della Turchia. Vediamo che è pieno di linee che mi incrociano le bande, hanno un andamento così tremolante, chiaramente dipende da fratturazione meccanica, però poi la colorazione è antica, diciamo, e le fratture sono sigillate, sono risaldate, quindi l'agata non è rotta e lascia questi bei disegni. Vediamo che qui la cromatografia è molto importante, vediamo c'è una zona gialla, arancio, che poi diventa verde, quindi tutti questi colori sono tutti secondari. Anche le bande possono servire per drenare delle soluzioni secondarie. In questo caso vediamo che a partire dal canale c'è un ingresso preferente di soluzioni secondarie che mi arrossano queste bande entrando fino a molto avanzato, o in questo caso ci sono delle macchie di zone che sono state impregnate. In questo caso il nero è chiaramente manganese, il rosso è ferro. Ecco, restando nei colori, ci sono due fenomeni ottici che sono conosciuti nelle agate bandate, la parallasse o shadow. Ecco, lo shadow è un riflesso che appare quando le bande hanno lamine sottili bianche intercalate, quindi c'è presenza di S2 bianche con bande molto sottili e un'alternanza molto continua. Quindi si crea un reticolo di diffrazione che forma una specie di ombra. Muovendo la pietra si ha il movimento di queste linee che non sono stabili, dipendono dal punto di vista dell'osservatore. Invece l'agata iris succede sempre quando le bande sono molto fini, ma quando in genere tutta l'agata è trasparente, quindi tutta S1, S2 quasi inesistente, e se viene tagliata in fette molto sottili, in luce trasmessa si crea un effetto di diffrazione della luce, per cui si creano queste iridescenze, la diffrazione della luce si viene fuori tutto l'arcobaleno. Questo è un tipo di agata molto ricercato perché in genere è difficile da tagliare, però quasi tutte le agate molto trasparenti, sia le brasiliane, sia l'agata montana, molte agate, se tagliate adeguatamente, creano questo effetto.